pomeriggio amici, oggi siamo a Calestano. Direte dov'è Calestano? Esatto, sulle colline tra Parma e La Spezia. Non posso Ma non è quello che conta, no, è che siamo stati invitati in un, possiamo dire in campeggio, no. In un B&B, ma in un alloggio molto particolare. Non siamo nella classica stanza del B&B, ma saremo una cosa molto particolare. Facciamo il tour. E vi facciamo vedere che ambiente è, incredibile. Vi stupirete. Allè, vediamo. Yeah. Eccolo qui l'alloggio particolare. Glamping, che sarebbe campeggio ma glamour. Entriamo. Oh, guardate che bel letto matrimoniale. Questa sera vedremo anche le stelle. Guardate questo particolare. Girando, ma è completa di tutto perché c'è un bel freschino. C'è anche il condizionatore. Wow! Lavati, e poi qua il bagnetto, non manca niente. Guardate, vasca da bagno, lavabo, binetto, doccia. Insomma, è bellissima. C'è proprio tutto. È da sperimentare. Oltre alla tenda glamping abbiamo da farvi vedere numerose cose. Qui c'è dietro l'altarino, perché ieri c'è stato il matrimonio. Hanno fatto un evento bellissimo, infatti c'è l'altalena tutta addobbata, davvero bello. Comunque è bellissimo. Con questa vista poi. A parte i soggetti, ma il resto è poi ovviamente dopo vi facciamo vedere la mamma che se la gode nell'idromassaggio. È già nell'idromassaggio, Dopo facciamo vedere anche quello. Sembra un'orata che sta... Esatto, perché oltretutto l'idromassaggio ha una vista spettacolare, dopo la vedrete. Che dai, bello. Adesso vi facciamo vedere un po' tutto. Andiamo. Nel B&B, la locanda del vento, abbiamo anche l'idromassaggio. Finalmente la mogliettina è riuscita a farmi... Dopo anni. A farmi friggere nell'acqua. Sapete che a me queste cose che non è che piacciono. Diciamo sì. Però è bello. Ora che sono dentro. Devo dire che è bello. Glu 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 glu. E poi c'è una vista dietro che è spettacolare. Dai. Ti trovi bene? Benissimo. Qua c'è la cucina. È stato un invito magnifico questo. Sì. Esatto. Poi dice, non vado mai con loro, ma qui ho detto qui devo venire. Certo. Poi c'è la pericena e mi sa che ce la gusteremo col tramonto. Ciao. A più tardi, ciao. Sentire, siamo nella locanda del vento. Sta benissimo. Abbiamo passato la notte nella tenda con gli spifferini freschissimo.
non abbiamo acceso il condizionatore, anzi ci siamo coperti con la copertina. Sembra strano dirlo. E infatti stamattina fa freschino, ma è buono così, ragazzi. Sì, dopo i 37 gradi. E tanto stasera torniamo alle 38 gradi. Comunque siamo stati veramente bene. Sì, adesso stiamo girando un po' di contenuti perché abbiamo appena finito la colazione. E abbiamo conosciuto delle belle persone. Esattamente. Di spessore. Belle, belle. E sì, quando si va in giro si conosce sempre delle belle persone, perché comunque siamo anche noi delle belle persone. Certo, ovviamente. Delle persone incontrano le belle persone. Esatto. E bene. Niente, dopo adesso partiamo perché dobbiamo incontrarci con due nostri amici favolosi che dopo conoscerete. Esatto. E faremo un giretto alla scoperta di Parma e dintorni. Bene, ci vediamo fra un po'. Siamo appena scesi dalle colline. Siamo arrivati a Fontanellato. Fontanellato. Ma la sorpresa, è che siamo con i nostri due amici. Sì, Alberto e Chetti. Fatemi vedere, ragazzi. Alberto Chetti e Aki. Eccola qua, la nostra amica Chetti. Poi con la sua cagnolina Aki. Eccola lì. E l'Albertone. Eccolo qua. Ecco, però devi far vedere il tuo colore. Bello rosino. Bene, dov'è che andiamo adesso a vedere il castello? Allora, oggi è martedì, è chiuso sia il castello di Fontanellato sia la Verità della Masonica. Giustamente, noi perché noi arriviamo il martedì ed è tutto quando chiuso. È tutto chiuso. Però Albertino ci ha consigliato di vedere la Reggia di Colorno. Reggia di Colorno. Che già il nome mi fa bello. Mi fa benissimo. Allora, dai, no, dai, allora, qua il nostro Cicerone. Qui vicino c'è anche se al secondo Parnese, che c'è un bellissimo castello. Non so se sia aperto, se sia chiuso. Dopo controlliamo. E dal momento che siamo a Colorno, a 16 km c'è un'altra cosa meravigliosa che si chiama Sabbioneta. Sabbioneta. È una cosa bellissima. Andiamo a vedere. Ma quanti giri facciamo? Ma sì, andiamo in giro e via, dai. Allora, prossima tappa, allora, castello. Siamo in Lombardia, siamo sotto la provincia di Mantova. Ah, ci avviciniamo nella Longobardia. Siamo in provincia di Mantova. Oh, eccolo là, il castello. Adesso giro la telecamera e ve lo faccio vedere. Eccolo qua, il castello di Fontanellato. Guardate quanti castelli ci sono intorno a Parma e Piacenza. È incredibile, qua ci vuole un mese minimo per girarli tutti. L'Italia è bella, eh. L'Italia molto. È molto bella, eh. Tutta la cultura che c'è qua, ve la sognate voi altri. Ci allontaniamo dal castello di Fontanellato, molto bellino. Carino. Di qua. E mo è arrivata l'ora del pranzo. Allora, adesso prima andiamo a prendere la pappona per i cagnolini, per Simba e Aki. Perché prima dobbiamo pensare a loro. Quindi la prendiamo, la portiamo e poi andiamo a cercare una bella locanda di tipico. Esatto. O qualche taglierino di culatellino. Taglierino di culatellino. E quindi un'altra occhiata al castello. Ciao. Eccoci qua, Alberto, siamo al santuario della Vergine Beata, sì, boh, non mi ricordo neanche il nome, esatto. Andiamo a chiedere dentro una grazia per tutti. Chi è questo qua? Il cardinale Andrea Carlo Ferrari. Cardinale.
Ciao cardinale. Bello però, guarda lì. Adesso andiamo dentro, vediamo se ci fanno entrare. Bello, bello, il santuario della Beata Vergine del Santo Rosario qui a Fontanellato. Siamo alla salsamenteria. Ah, tutte e due lo dicevamo. E qui si usa versare il vino nelle scodelle. Guarda che bello. Aspetta che non c'entro il buco. E qua si beve il vino nelle scodelle. Un signor vino di annunciare. Beh, certo. Si chiama un attimo. È un attimo berlo poi. Guarda che faccia la Katie devastata. Dai, dai. Dai, dai, cin cin. Dai, cin 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 cinque le tazzine. Ciao. Alla salute. Salute! Vedete dove ho messo la parte del vino? Mi fa un po' impressione la parte dell'acqua dell'acqua. Buon appetito! Siamo ritornati sempre più in forma, soprattutto dopo il pranzo. Esatto. E siamo alla abbazia di Val Serena. Sì, giusto? Mai sentita. Eccolo qua, mai sentita, ma è veramente imponente. Ci racconti qualcosa sull'abbazia Val Serena? In realtà dovevamo andare prima alla Reggia di Colorno, però Alberto ci ha portato qua perché è sulla strada, quindi sono proprio vicini vicini. L'abbazia dice che fu costruita nel 1928 sul luogo dove sorgeva una chiesa dedicata a San Martino. Poi è proseguita la costruzione, eccetera. L'intervento più significativo è stato quello seicentesco, che ha ridisegnato tutta la facciata della chiesa e ha definito l'accesso in senso monumentale verso ovest e ha prodotto un ampliamento verso sud. Bene, sì. Quindi tutta la facciata qua è stata ridisegnata. Guarda, sembri Piera Angela. La figlia di Piero Angela. Ragazzi, siamo ora alla Reggia di Colorno. Questa è l'entrata. Andiamo! Andiamo ai giardini della Reggia di Colorno. Ah, che bella! Ha dormito Napoleone. Sì, perché era stato elevato a rango di palazzo imperiale. Quindi... era una reggia imperiale, insomma. Quando Napoleone venne, disse: questo è una delle mie residenze. E via. Quindi ha dormito anche qui. Te capì.
dopo la reggia di Colorno. Siamo arrivati a set di Chupa Chupa, siamo arrivati a Sabbioneta. Sabbioneta in Sabbioneta, questa è Sabbioneta, patrimonio dell'umanità. Guardate una pillola dietro. Guardate un'essenza di Ketty, un'essenza che mangia Chupa Chupa, la mamma che mangia Chupa Chupa. Sempre con i nostri amici Ketty e Albertone. Albertino. Andiamo adesso a vedere cosa c'è a Sabbioneta. Via. Allora, Sabbioneta, ci dice il nostro esperto, che non parente di Pietro Angela. Pietro. Lui è Pietro. Giustamente. Ci dica. Che Sabbioneta è stata costruita dal nulla. Non c'era niente prima. Quindi è stata costruita secondo uno schema preciso. Le strade. Pianificato. Tracciato. Le case così. A cacchio. No. Tutto costruito secondo uno quindi schema. Quindi adesso andiamo a vedere. Non troveremo mai una casa messa storta. No. Quindi prima qua c'era nulla. Qui c'era il nulla e poi non è stato nulla. Diciamo un esercizio di architettura. Esatto, geometrico. 1500. Geometrico. Perché Gonzaga ha deciso di fare questa cosa. Di costruirsi una città. La città perfetta. Quindi la città perfetta deve seguire degli schemi ben precisi. E anche le mura sono esagonali, secondo uno schema ben preciso, non a caso. Bene, adesso facciamo vedere un po'. Vediamo un po' questa bugia. Siamo in via della Galleria, cerchiamo un baretto per l'aperitivo, ma non ce n'è. Allora, tutto close. Abbiamo rotto dolente perché, per esempio, noi a Castel San Pietro Terme abbiamo un bar ogni 2 metri e qua non ce n'è neanche uno. È bello però, chiuso. È bella, la vista è bella. Sì, va bene, non c'è granché. Guarda che portici, Alberto. La mantide? Che schifo! Che schifo! Bellissimo! Beh, io farei un brindisi a questa giornata con un bicchiere. Fammi provare, ecco. È pesa un po'. Alleger. Allora, finiamo qua, diciamo, il video di questa giornata dicendo che la Sabbioneta non è che faceva cagare. Non è andata secondo le aspettative. No, c'erano due portici belli che abbiamo detto ma si trovano anche a Bologna. Poi tutti i locali chiusi, un mortorio, quindi siamo al prossimo giro ancora con i nostri amici. Ecco, Alberto. Settimana prossima probabilmente. Forse possiamo avere un'altra esperienza carina da farvi vedere. Bene, ragazzi, al prossimo video. Ciao! Al prossimo video.